Nei primi 2 mesi di quest'anno è emerso dal lavoro che svolto dalle stazioni carabinieri della Compagnia di Piacenza che il commercio online si sta sviluppando notevolmente, perché è una grossa comunità per i consumatori, però diciamo, presenta dei pericoli perché i truffatori sono sempre pronti ad operare nei confronti degli utenti di internet. E, in particolare, 3 casi sono stati risolti dalla stazione di San Niccolò a Trebbia, 2 casi dalla stazione di San Giorgio Piacentino e 1 caso dalla stazione di Piacenza Levante e Borgonova Valchitone. E hanno scoperto queste truffe su siti di vendita online, soprattutto ci sono 4 casi sul sito www.subito.it, 2 casi su www.kijiji.it e 1 caso anche su eBay, dove queste persone che hanno pubblicato gli annunci si sono fatte pagare attraverso bonifici bancari, attraverso accrediti su carte postpay oppure bonifici sul conto corrente, si sono rese però immediatamente irreperibili e hanno allettato gli utenti del web con annunci molto favorevoli per vendita a volte di una stufa a pellet, vendita di auto, di pezzi di ricambi di auto, attrezzatura da palestra, Nintendo Switch, e in un unico caso c'è stata anche la vendita di un cucciolo di Barboncino Toy. I truffatori che sono stati scoperti dai carabinieri sono quasi tutti italiani tranne uno, che è un senegalese, e delle 8 persone denunciate in stato di libertà per truffa, 4 sono napoletane, altre 3 sono italiane, di una veneta, una sarda e un'altra toscana, e l'età dei truffatori si aggira tra i 21 anni, poi ce ne sono altri che hanno 35-40 anni, e in un solo caso c'è un 62enne.